Ma io dovrei vedere i ragazzi, porca miseria. Tedeschi, guardami. Ma guarda, oramai tanto e poi faccio l'allenatore. L'allenatore in campo. C'è allegria, c'è euforia, il Cosenza, diciamo, si è anche divertito oggi in questa giornata dedicata alle popolazioni dell'Alto Ionio. No, no, siamo contenti perché c'era parecchia gente, siamo felici di aver dato il nostro piccolo contributo e niente, speriamo che si risolvano nel più breve tempo possibile i problemi che sono stati creati da questa alluvione. Per quanto riguarda la squadra sono contento anche perché nessuno si è fatto male, questo era quello che più contava e ci avviciniamo con la preparazione al campionato. Un rende davvero ostico, ha messo in difficoltà il Cosenza, centrocampo molto robusto. Le squadre che puntano a vincere la Serie D sono per la C, per le squadre di C sono ostiche da tutta la vita e dunque è stato importante intanto vincere, perché vincere è sempre un qualcosa di più. Abbiamo rischiato qualcosa, è normale che dal punto di vista fisico abbiamo pagato un po' perché ieri abbiamo fatto un grosso lavoro, ma i ragazzi hanno fatto le cose giuste, poi che non si sia fatto male nessuno è la cosa più importante. Abbiamo visto Guerriero uscire, entrare dentro, problemi? E tutte e due, uno per una botta, uno per un po' di indolenzimento, però penso che non siano cose gravi. Finita, diciamo, l'infermeria è chiusa o ancora abbiamo Righini e Raimondi soffrono? No, Righini e Raimondi sono vicini a rientro, martedì mi ha detto il dottore che dovrebbero rientrare col gruppo, Statella la settimana prossima con il gruppo. Spendiamo due parole a questi giovani che poi alla fine hanno fatto 4 gol, uno più bello dell'altro. Vabbè, ai ragazzi di cui parlavamo adesso, a Tedeschi, che deve stare attenta a soprano di somma. No, nel senso che sono molto contento che questi ragazzi in pochissimo tempo hanno capito il nostro modo di interpretare, ma non tanto tatticamente, proprio come concetti. E sono ragazzi che hanno qualità, è normale, devono fare l'esperienza. Cosenza è pronto per il campionato? Non lo so se sia pronto, è un precampionato sinceramente lunghissimo e dunque probabilmente saremo addirittura un po' più stanchi, appunto. Dunque sinceramente le prime partite sarà un po' un ternallotto. Vabbè, grazie. Grazie a te.